Eccoci bentornati in diretta sulle Fonti TV, settimana della Trading Week dedicata proprio agli approfondimenti su questo tema. E, insomma, sappiamo che il trading è di fatto una sfida vera e propria che spesso ci può mettere a dura prova e, insomma, come è successo al nostro prossimo ospite, può portarci addirittura in altre parti del mondo. Io ovviamente non vi anticipo nulla e lascio parlare direttamente lui. Buongiorno Matteo Talarico di OGT Trading. Buongiorno e grazie per l'invito, tutto bene? Sì, tutto bene. Tu tutto bene? Bene, bene, grazie. Perfetto. Come anticipato, appunto, la tua è una storia un po' particolare che ti ha portato proprio a metterti in gioco sui mercati con il trading. Raccontaci un po' la tua storia. Sì, allora noi abbiamo poi aperto una società, io e il mio socio Marco Iacoviello, la OG Trading, la società si chiama OG Group, e praticamente è una società in cui aiutiamo le persone. Educhiamo un po' le persone alla finanza, quindi sia la parte trading che la parte investimenti. Io adesso mi trovo in Italia, in realtà la società l'abbiamo aperta negli Emirati Arabi e viviamo là, abbiamo la residenza là. Adesso per le vacanze trovo un po' da trovare la famiglia, però assolutamente la cosa che a me piace del mio lavoro è appunto quella di poterlo fare sia che io sia qua in Italia che sia negli Emirati Arabi o in qualsiasi altro paese del mondo. Riesco sostanzialmente a muovermi perché mi basta essenzialmente un PC che adesso io poi ho tre schermi, però paradossalmente ne potrebbero bastare uno, due, e quindi lo puoi fare generalmente con questo tipo di materiale un po' in qualsiasi parte del mondo. Per quanto riguarda la parte trading, noi tradiamo principalmente indici e azionario americano e italiano, quindi ci muoviamo molto su Ok. questi mercati qua. E tendiamo a fare due tipi di operatività, una per attività multi-day, generalmente questa la facciamo con i titoli, quindi col mercato azionario, e una per attività intraday che invece facciamo con gli indici, quindi operiamo generalmente sul DAX e sul Nasdaq perché abbiamo delle strategie che abbiamo testato su questi due asset. E difficilmente, generalmente qualche operazione, ad esempio sul gold, sulle commodity, però molto più raramente. Noi siamo molto più un focus sui mercati azionari, indici. E poi, vabbè, chiaramente c'è l'operatività di lungo periodo, che quella è legata proprio all'investimento vero e proprio. Quindi anche qua io farei un po' una distinzione per chi magari ancora fosse un po' alle prime armi tra trading e investimento. Quindi l'investimento è un'attività che consiste nell'andare a comprare un asset che può essere ad esempio un'azione per tenerla, quindi entrare a far parte del capitale sociale di questa società per detenerlo di lungo periodo, quindi investirci sopra. Invece il trading generalmente è un'attività più speculativa, quindi compra, vendita o nell'arco di una giornata o anche nell'arco di più giorni, però difficilmente nel trading si parla di anni, si parla più di giorni, di settimane, anche di mesi a volte. Tutto il resto io lo definisco più investimento. Poi è ovvio che nell'investimento la parte di trade execution, quindi la parte in cui io vado a comprare effettivamente il sottostante, perché se io vado a comprarmi ad esempio le azioni Apple e le voglio tenere nel mio portafoglio per 10 anni, sto facendo un trade nel mercato. Però è diverso dal distinguere, cioè è importante distinguere questa parte dalla parte proprio di trading che ti dà anche un guadagno più immediato, no? Generalmente. Invece l'investimento tu lo vedi sul lungo periodo perché utilizzi delle leve più basse, anzi nell'investimento generalmente non si utilizza la leva, invece nel trading la leva un pochino si utilizza, poca, perché chiaramente non bisogna rischiare troppo, però un po' di leva nel trading si utilizza. Ecco, io so che voi avete una filosofia un po' particolare per cui non considerate il trading un lavoro vero e proprio, cioè il lavoro portante, corretto? Il trading secondo me non è un lavoro, il trading è più un business, no? Quindi come un'attività di impresa. Se paragonassi il trading a un lavoro, allora dovrei dire che il trading ti dà una certezza economica, quindi ti dà uno stipendio fisso, cosa Certo. che ti dà un lavoro. Il trading non ti dà uno stipendio fisso, il trading ti può far perdere e guadagnare potenzialmente infinito. Invece con il lavoro fisso, chiaramente tu non vai a perdere, al massimo perdi lavoro. Però non vai neanche a guadagnare sopra un determinato tetto, a meno che non fai un avanzamento di carriera, tra virgolette. Invece il trading è proprio un'attività come quella di fare impresa, cioè hai i rischi del caso, hai il capitale investito, però hai anche tutte le potenzialità e i benefici del caso, tra cui la possibilità di gestirla in maniera autonoma,
la possibilità di decidere quanto voler guadagnare e quanto tempo dedicarci, perché comunque, badiamo bene, noi seguiamo ormai tantissime persone, la maggior parte di queste sono lavoratori che hanno bisogno sostanzialmente di ottenere una seconda entrata nel mercato, non interessa vivere di trading, diventare milionari con il trading, cose che magari si leggono un po' su internet e fanno passare questa attività, questo business un po' come un business truffaldino, no? Invece no, bisogna far capire, e queste persone, i nostri corsisti, abbonati, lo stanno già capendo, l'hanno già molto capito, che il trading può essere un'attività che ti può dare come un business una seconda entrata per toglierti magari quelle piccole soddisfazioni che ti devi togliere. Certo. Quindi non è un lavoro, è un business che tu ti gestisci in maniera completamente autonoma. Ecco, come di consueto, quindi ti chiedo quali sono secondo te le regole d'oro per fare trading e quali sono secondo te gli errori in cui è più facile ricadere, soprattutto se si è alle prime armi. Allora, le regole d'oro io credo che siano inizialmente quello di studiare, cioè imparare, non cimentarsi sui mercati in maniera totalmente casuale, quindi certo, capire bene che cosa si va a tradare, che cosa vuol dire tradare, cosa vuol dire fare trading, che cos'è un asset finanziario, qual è l'asset finanziario che stai tradando e capirlo, perché ad esempio se io vado a fare trading sull'indice FTSE MIB piuttosto che sul Nasdaq, è diverso che fare trading ad esempio sul petrolio o sull'euro-dollaro, quindi capire innanzitutto l'asset che si sta tradando. Capire benissimo, e la cosa più importante è il money management, quindi capire bene il concetto di rischio-rendimento, quindi risk-reward, il concetto di effetto leva, quindi la leva da applicare nei singoli trade, e quindi su questo poi si costruisce la strategia alla fine, perché una strategia generalmente è profittevole quando ha un buon grado di successo a livello probabilistico e quando ha un risk reward che è superiore a 1 a 1, quindi quando tu ad esempio rischi 1 per ottenere 1,5 e hai la probabilità a tuo favore, lì allora tende a essere una strategia vincente. Quindi questa è questa prima e seconda regola. Un'altra regola fondamentale, come dicevo appunto, avere una metodologia operativa, non fare quindi trade a caso, una volta stabilito il proprio risk reward, il proprio livello di rischio, anche propensione, avversione al rischio, avversione alla perdita, poi questo lo vedremo dopo, stabilire una propria strategia, quindi anche backtestarla questa strategia, vedere che funzioni nel tempo, no? Perché ad esempio il prezzo ha toccato le medie mobili o ha fatto un doppio minimo, allora io entro mercato. Abbiamo visto più volte, anche in occasione qui alle Fonti TV, come il mercato non sia governato da leggi, e quindi non è sufficiente l'analisi tecnica classica. Bisogna cercare di evolversi, elevarsi sopra un pochino questi concetti basici, quindi andare a vedere anche un pochino i grafici, studiarli e analizzarli capendo il perché avvengono determinati movimenti, non solamente perché il prezzo ha toccato una media o ha fatto un doppio minimo. Certo. E poi un'altra cosa a cui noi diamo molta importanza, siccome nella nostra società abbiamo due persone che si occupano proprio di questo, è la finanza comportamentale, perché questa, la nostra testa gioca, io dico, quasi anche oltre la metà della partita sui mercati, quindi capire quali sono i nostri bias cognitivi che ci impediscono di ad esempio fare un trade in profitto o ci fanno chiudere un trade anche in guadagno, ma un guadagno magari piccolo rispetto a quello che ci siamo prefissati, e magari lasciar correre le perdite perché abbiamo sempre la speranza che magari il mercato possa recuperare, quando in realtà sappiamo bene che non è così. Questo poi è tutto uno studio che si fa dietro di avversione alla perdita. Noi adesso abbiamo proprio organizzato un percorso che si chiama Zero Bias con Franco, che è il nostro sociologo, e grazie anche agli aiuti di Anna Maria, che è la nostra dottoressa in scienze psicologiche, che si basa proprio sulla finanza comportamentale per aiutare il trader a capire i propri bias cognitivi, cercare di mitigarli, correggerli, non eliminarli, perché non si possono eliminare questi bias che sono ovviamente innati, no? Però capirli e diciamo farci un punto di forza. Quindi fondamentale anche cercare di proprio, se si vede che non si va bene sui mercati, magari se è una strategia che funziona, ma che poi nei mercati, nella demo funziona bene, nei mercati reali non funziona,
forse lì è un problema più di mentalità, proprio quello va un pochino rivisto Certo, insieme. hai parlato proprio di analizzare con attenzione i grafici e ti chiederei infatti di fare insieme un'analisi di Piazza Affari, del FTSE MIB e poi appunto del Nasdaq e dell'S&P 500, visto che voi principalmente seguite questi indici. Particolare proprio la situazione che si è verificata ieri, peraltro, su Piazza Affari, che ha perso il 2,54%, essendo quindi la borsa che ha perso di più e che è scesa dopo quasi un mese sotto la soglia 25.000, corretto? Sì, ieri il FTSE MIB, parlando dell'indice cash, ha toccato i 24.500. Allora, per quanto riguarda il MIB, adesso a livello proprio grafico, secondo me l'area importante, proprio che noi avevamo anche evidenziato in una nostra analisi di domenica scorsa, è quella dei 24.500, che ha effettivamente funzionato un po' come supporto di prezzo. Perché? Perché lì precedentemente il mercato era, secondo me, concentrato un po' di ordini e quindi un po' di volumi per l'eventuale acquisto o vendita, quindi short delle posizioni del passato. Quindi lì è stato un po' un livello caldo e adesso sembra che il mercato lo abbia un pochino sentito, sta cercando di recuperare i 25.000 sull'indice cash. Secondo me importante oggi sarà innanzitutto vedere un mercato che non vende minimi, quindi che non vende 24.500. Quindi se dovesse chiudere sotto i minimi della candela di ieri, allora chiaramente il segnale sarebbe negativo. Se dovesse chiudere in questa maniera qua, sarebbe un segnale neutro, perché il mercato ancora non compra i massimi di ieri. Qualora poi dovesse andare chiaramente a comprare i massimi di ieri, che io ho qua in area nel mio grafico 25.320, allora potrebbe tornare a rialzo. Quindi io mi metterei un trading range che può andare dai 24.500 ai 25.330. Ripeto, sono sull'indice cash del FTSE MIB. Quindi questo è un po' un trading range in cui mi fa dire il mercato comunque a livello macro, a livello anche grafico, rimane un mercato rialzista sia in Ok, America che in Europa. ecco, guardiamo Questi sono. proprio all'America, Sì. vediamo i movimenti che hanno fatto l'S&P 500 e il Nasdaq. Ieri hanno chiuso tutti e due in negativo, l'S&P 500 ha chiuso a meno 0,86%, mentre il Nasdaq a meno 1,18%, e considerato anche che i titoli più importanti del Nasdaq, i titoli tecnologici, erano tutti in negativo, corretto? Sì, ieri c'è stata una cosa un po' particolare, cioè c'è stato un po' di risk off sui mercati, nel senso che abbiamo visto scendere un po' tutto, no? Cioè dal settore tech anche al settore comunque più ciclico, quindi anche al settore Sì, industriale, le materie prime, quindi è sceso a esatto. parte il gold, mi pare ieri Sì, sia stato sì, abbastanza, non abbia chiuso in trend, non mi ricordo più adesso il gold sì. cosa ha fatto ieri, Ieri però ha ceduto lo generalmente abbiamo visto un pochino i mercati 0,1%. scendere, però non abbiamo visto che cosa, abbiamo visto in realtà i titoli, quelli social possiamo chiamarli, no? Sì. Quindi i titoli da Reddit, GameStop, AMC, compagnia bella, esplodere a rialzo, anche la stessa Virgin Galactic. Quindi è come se ci fosse stata un pochino una sorta di rotazione da questi titoli tech ai titoli un pochino più social. Questa è una cosa che è interessante da notare e anche da studiare. Per quanto riguarda però l'S&P 500, comunque ieri ha venduto i minimi delle giornate precedenti, non ha ancora venduto delle aree importanti che secondo io le individuo con una media 25 periodi, questa media esponenziale, quindi una EMA 25, mi aiuta un pochino a individuare il trend di medio-breve periodo del mercato. Quindi per adesso il prezzo dell'S&P 500 rimane sopra quella media lì e secondo me il trend è ancora rialzista, di fatto, di fondo. Ok. Oggi la cosa importante da vedere è appunto se non andrà a vendere i minimi di ieri. Quindi per adesso i minimi non sono stati venduti, non ha neanche tentato di rivedere quei minimi, quindi il segnale è positivo. Definisco quello di ieri un semplice ritraccio per il momento. Secondo me i mercati americani, parlando dell'S&P 500 in primis, rimane un mercato potenzialmente rialzista e chiaramente bisogna un po' fare poi le valutazioni. Quindi per adesso siamo sempre long con la nostra visione sui mercati. Se poi dovesse andare a rompere i 4.200, l'S&P 500,
Allora lì potremmo rimetterci il lateral ribassistico, Esatto, mentre di parlare di una oggi. tendenza opposta. Certo, so che tu e il tuo team state seguendo un titolo in particolare che vorresti segnalare, giusto? Allora, sì, uno dei tanti titoli che stiamo seguendo è Ok, Pinterest, è una andiamo a vedere società subito. che a me piace molto, in quanto io Anche. credo che anche a livello proprio di business. È una società che adesso è sola, cioè se noi vediamo gli altri social, Pinterest possiamo definirlo in parte un social, ma non è proprio un social. Se vediamo gli altri social, Instagram, Facebook, Twitter no, rimane sola, però Instagram, Facebook sono tutti sotto, ad esempio, Zuckerberg, quindi la società Facebook ha sotto Instagram e altri Sì. social, WhatsApp e quant'altro. Pinterest potrebbe avere le potenzialità, io credo, per essere un titolo che possa, tra virgolette, destare l'interesse di qualche big, e quindi non escludo che potrebbero esserci in futuro anche eventuali acquisizioni da società che possono essere interessate al titolo. A me viene in mente molto Amazon, perché per come è fatta Pinterest, Sì. per quello che è il core business di Pinterest, Pinterest ti fa delle foto, cioè tu pubblichi delle foto sostanzialmente su Pinterest dove poi puoi andare a mettere l'oggettistica che hai, non so, pubblichi la foto di una casa e metti l'oggettistica che hai in quella casa, quindi puoi mettere quella lampada, l'ho comprata su Amazon, l'ho pagata a tot prezzo. E quindi questo potrebbe essere interessante, secondo me, per un colosso come Amazon. Quindi non escludo, è una cosa molto ipotetica, è una mia parere personale, però non escludo che Pinterest possa effettivamente un giorno venire acquisita da una big. E poi Ok. mi piace comunque a livello come core business, mi piace, sta crescendo molto. Gli ultimi numeri degli ultimi trimestrali non hanno comunque rispettato completamente le aspettative, ma sono numeri che comunque vedono Pinterest in crescita. E adesso, secondo me, a parte i 2 giorni che ha fatto un po' di retraccio, però io la vedo un po' come una buy opportunity ogni tanto su Pinterest. A parte che a me piace anche molto tradarla questa in multi-day, in intraday, perché si muove molto regolare. Però è un titolo che mi piace da valutare. I livelli che mi sento di dare, se proprio dobbiamo dire un paio di livelli, uno era ieri, al quale noi abbiamo fatto un ingresso nel nostro club premium a 74, e 70, circa 74, 73, 95, 74, abbiamo fatto un ingresso lì, e adesso sta a 75,87, ha chiuso ieri sera a 75,87, e poi altri livelli interessanti, se si volesse proprio andare a prendere la bassa, sono i 64, secondo me 75, e poi 56, 55/56. A quei livelli Pinterest potrebbe eventualmente arrivarci per poi, secondo me, continuare una corsa abbastanza rialzista. Per avere invece più certezze al rialzo, io credo che Pinterest debba andare a rompere almeno gli 80. L'ultima volta ci è andata vicino, siamo arrivati a 81,5. Adesso deve di nuovo andare a comprare quei massimi lì, bucarli con forza con la candela meno daily, per poi eventualmente vedere dei target che possono essere 90-95. Ecco, ti chiedo come ultima domanda, insomma, un focus, abbiamo citato proprio i titoli tecnologici, quindi un focus su questi titoli, visto che anche questi nella giornata di ieri hanno perso molto, vediamo Netflix che ha perso lo 0,97%, Facebook l'1,38%. Microsoft lo 0,90%, Apple lo 0,92%, quindi insomma titoli che hanno ovviamente trascinato poi il Nasdaq al ribasso e a chiudere ovviamente in negativo. Ti chiedo un focus su questo comparto. Sì, allora, secondo me quello che è successo ieri è stato un allarmismo completamente inutile. Molte persone gridavano già al crollo. Secondo me bisogna un attimo aspettare innanzitutto le chiusure, almeno della giornata di contrattazione. Infatti, cosa ci ha mostrato ieri il Nasdaq? Che nonostante fosse andato a toccare circa meno 2, poi ha chiuso in territorio meno 0,80, quindi neanche in territorio negativo sui futures. Quindi territorio negativo proprio blando, direi un classico. Io lo definisco un classico movimento di mercato, quindi non è successo nulla. È ovvio che è un titolo che sale da 1 anno e mezzo, quasi 2 anni. Se poi lo vediamo nel lungo periodo, sale da 10 anni. Insomma, sono dei movimenti assolutamente normali. Non, Ok. prima o poi ritraccia, no? Non è che si può sempre fare un più 2 più 3. Un meno 0,90 non lo vedo una cosa particolare. Se dovesse fare un meno 5, meno 6 Ok. con un Certo. Amazon che mi perde un meno 5, un Apple che mi perde un meno 6 e compagnia bella, lì allora
magari si può iniziare a cercare di girarsi oppure di chiudere qualche posizione, ma fino ad allora non vedo particolari situazioni negative. Perfetto, io ti ringrazio ovviamente Matteo Talarico per essere stato con noi, grazie per i tuoi approfondimenti riguardo al tuo metodo di training e ovviamente a tutti gli argomenti che abbiamo trattato, grazie mille. Grazie mille, ti faccio un saluto e ci vediamo alla prossima. Grazie mille.